Pax PFTV Pasquale Fresegna Fiabilandia. Siamo nel giardino labirinto orientale tra Mago Merlino e tra il percorso cinese che ti porta nell'albero della vita, il bonsai della conoscenza e della sapienza. Cosa dire di questo giardinetto orientale che riassume un po' di tutta la filosofia, no? La Cina, qui la Birmania, da quest'altra parte dovrebbe esserci il Nepal con il Dalai Lama. È Gardaland prima di Gardaland. In realtà non è proprio così, o meglio, Gardaland, quando aprì nel 75, cioè 10 anni dopo, aveva un giardino giapponese che poi chiuse e adesso l'ha riaperto con il giardino Jumanji The Labyrinth. Ovviamente qui le siepi sono più alte, quelle di Gardaland cresceranno. Questo non è un labirinto complicatissimo, ma io nel registrare il video, quindi senza pensare alle conseguenze, sono andato per sbaglio qui, cioè qui, ma ve lo faccio vedere, quindi tecnicamente mi sono perso, però ho scoperto questo lato nuovo del parco che non è che non avessi visto sulle mappe, non ci avevo proprio buttato occhio. Quindi, come dire, i labirinti con le siepi, pure semplici disegnati, ma con le siepi alte, ti possono portare a confonderti e ad ammirare da lontano il castello di Mago Merlino. Gnomi Fiabilandia è talmente carino l'attrazione, un brugomela piccolino rispetto a quello di Gardaland, che ho fatto venire a mia mamma. C'è un piccolo boom tremolio, non è manco un saliscendi, ma è carino. C'è anche la parte con la miniera dei sette nani, non Disney, sette nani, non Disney. Ed è carino, poi sta tutto sto paesaggio, certo il sole va sulle giostre e come ho detto per Garda si deteriora, quindi sta sempre con la mano di vernice. Però è carino, è figo, molto molto figo. E come ti sembra? Vedi, il tremolio sta lì, no, sta tipo... Sta qua, no, trema lì, trema lì. E ho fatto tipo una reaction prima con una signora, tutta in napoletano, che io proprio parlavo, era tutto in napoletano. E c'è tipo, sono tipo due cose, mentre parlo credo stiano uscendo le immagini, dove c'è la parte, come avete visto, c'è la parte carina, coccolosa, minerale, da Biancaneve, che è il film Disney che deve uscire nel 2025, e vedi, le famiglie alla fine, ma le vedi? Sorridenti. Il parco l'ho trovato molto carino. 150.000 metri quadrati, non so se con parcheggio o senza, sono attrazioni principalmente con per bambini, però la tematizzazione è buona, anche se non elevatissima. L'ho trovato meglio di Gardaland sulla tematizzazione, perché Gardaland ha un po' perso tutto questo. Ovviamente sono di meno le aree tematizzate vere e proprie, però Gardaland c'ha attrazioni più grandi. Fabilandia è circondata da case, quindi ha lo stesso problema dell'Edellandia, ma ad averci un'Edellandia come Fabilandia, ma anche il Magic World non ha mai avuto la qualità delle attrazioni di Fabilandia. L'area Camelot è piccola, l'area West è invece fatta meglio di Gardaland. Perché? Perché Gardaland è un'unica striscia, quindi non puoi fare tanto. Qui invece c'è una striscia dove metti i negozi, un ristorante, però diciamo la parte commerciale, e altra roba dove puoi mettere, seppur in piccolo, roba per cioè attrazioni vere e proprie. C'è l'area cinese, piccolina, anche lì però tematizzata, c'è baretti, panchine, fontanine, eccetera. C'è anche una passeggiata sul lungomare. Come ho detto, non puoi costruire grandi attrazioni, ci sono piccole immersioni di dark ride, però non puoi costruire nulla di grande perché non c'è lo spazio. Infatti King Kong, che venne messo all'inizio, è stato tolto per far spazio ad altre attrazioni. Ho trovato tutte le attrazioni comunque adeguate a un pubblico anche di codardi come me, fifoni, chiamiamoli fifoni. E in realtà cosa dire di sto parco? Per me è promosso, ho avuto anche delle brutte vicissitudini per quanto riguarda la costruzione della superstrada, non ho capito, l'ha sventrato e poi pretendevano pure di chiuderlo, ma io in realtà lo trovo molto molto bello. Cioè, io ci riverrei,
ma forse sì, per completarmi il giro, perché poi sono pigro, o meglio faccio tanti video e tante foto, c'è tante piccole chicche, certe volte Gardan queste cose non le mette. Gardan molto spesso si dimentica ormai di fare le code tematizzate, e le code tematizzate fanno parte delle attrazioni, e infatti fino alla vecchia gestione non ci siamo mai lamentati, con la nuova ci siamo lamentati. E io perché lo comparo a Gardan? Perché lo comparo a Gardan? Perché quello è il parco numero uno d'Italia, la Disneyland italiana, però sto vedendo che Disneyland italiana veramente questo per lo stile, per il pubblico, per il modo di fare, ed effettivamente seppure lo spazio è piccolo, i soldi sono piccoli perché tutte le attrazioni sono piccole, è effettivamente quella che più richiama la magia di parchi tematici, che devono essere appunto tematici.